Radio Radicale, siamo col Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani in piazza Montecitorio. Lei non partecipa alla manifestazione del PD, però c'è stata un'iniziativa importante di Forza Italia alla sala stampa della Camera su quello che è successo. Allora, lei da Presidente del Parlamento Europeo che voto darebbe al Presidente della Camera italiana rispetto a quello che è accaduto ieri? Ma io da Presidente del Parlamento Europeo dico che i rappresentanti del popolo sono centrali in tutte le democrazie. I Presidenti del Parlamento devono difendere la centralità del Parlamento, mi auguro che lo si faccia anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. È inconcepibile che il governo decida l'utilizzo dei soldi dei cittadini senza ascoltare i rappresentanti dei cittadini. Quindi gli italiani avranno una manovra decisa dai ministri ma non approvata dal popolo, solo con un voto di fiducia dove si vota a favore o contro il governo senza conoscere poi i reali contenuti della manovra, senza aver avuto la possibilità di discutere sui contenuti della manovra. Può dire qualcosa rispetto a quello che è accaduto sull'IRES, sul volontariato? È possibile fare un errore di questa portata? Non hanno fatto un errore, sono spaventati di fronte alla reazione indignata di chi aiuta i più deboli, di chi aiuta i malati, di chi aiuta i disabili, di chi aiuta gli anziani. Allora fanno una precipitosa marcia indietro, così come hanno detto di volerla fare sulle tasse sulle auto. Ma quando la faranno? Abituati alle promesse da marinaio di questo governo, non so quando decideranno di modificare un aumento vergognoso di una pressione fiscale nei confronti di chi aiuta i più deboli. Insomma, questo governo è forte con i deboli e deboli con i forti, è scappato a gambe levate di fronte al primo saluto di Juncker dopo aver dichiarato guerra all'Europa, quindi ci rendiamo conto di qual è la consistenza politica e la forza politica di questo governo. Sulle pensioni, che atteggiamento ha avuto secondo lei il governo, sia sull'indicizzazione delle pensioni fino ai 1.500 euro, sia anche sulla quota 100? Allora, l'una riequilibra l'altra? Assolutamente no, anzi, una peggiora l'altra. La riforma della Fornero, senza pensare a una possibilità di far riassumere con agevolazioni i disoccupati o i giovani in cerca di lavoro, significa indebolire tutto il nostro sistema produttivo. Si manda in pensione la gente con costi altissimi, ma chi poi si preoccuperà di pagare i contributi se non ci saranno nuove assunzioni? Come si manterranno le casse di previdenza? Come si manterrà l'INPS? Sono anche bloccate le assunzioni per tutto il 2019, vuol dire che non c'è una strategia per l'occupazione, come non c'è una strategia per il mondo delle pensioni. Anzi, i pensionati vengono tartassati, si invitano ad andare in pensione e poi dopo li tartassano. Veramente una grande confusione che dimostra l'inettitudine del governo giallo-verde. Ultima questione, quanto dura la logica del do ut des di questa maggioranza giallo-verde? Può andare avanti a lungo oppure una politica incoerente scoppia prima dell'alleanza? Ma una manovra come questa dimostra le contraddizioni che esistono all'interno del governo. È un matrimonio contro natura destinato a trasformarsi in un fallimento. Non credo che arriveranno così uniti all'appuntamento delle elezioni europee, perché inevitabilmente la rivolta della gente, del malcontento popolare crescente, costringerà a prendere atto del fallimento di questa esperienza governativa. Grazie al Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani.